Mi chiamo Lucia Predonzani, sono istriana, italianissima e sono nata a Pirano il 20 dell'1 del 1923. Tullio Valeri, sono nato a Zara nel 1923. Io sono Cocolette Mario, sono nato a Pola il 10 luglio 1934. Sono Regina Cimino, nata a Pola nel 1935. Mi chiamo Loretta Vukic, sono nata il 28 maggio 1943 a Zara. Erano socialisti tutti. A un certo momento però ci sono state delle separazioni. Mio padre ha seguito la logica di Mussolini, mia madre ha seguito la logica di Matteotti. I nostri genitori conoscevano tutti e tre lingue, no? L'italiana che era la lingua madre, il croato per i rapporti che avevano con i contadini che erano tutto croati, pochissimi erano italiani, e il tedesco perché sono stati a lungo, ovvero sotto l'impero austriaco, come Trieste, come Trento, no? E come una volta anche il Veneto, insomma. C'è stato un ballo a questo Palace Hotel di Porto Rose, con orchestrina, tutti questi ragazzi, sarà stato il 45-46, non mi ricordo. Hanno fermato l'orchestra, hanno messo mia cugina in centro e tutto intorno sti slavi, lo hanno denigrato, e l'hanno pestato. E passavano per le famiglie, praticamente tutti i capi famiglia li caricavano sul camion e li portavano via. E così è stato anche per mio papà. Una mattina, alle 4-5 al mattino, sono presentati e portato via senza nessuna spiegazione. Dopo la situazione ha cominciato a precipitare quando l'Italia a sua volta ha dichiarato guerra alla Russia. C'erano pochi alunni che venivano da paesi proprio veramente su, verso Velebit, si facevano 3-4 ore a piedi per venire giù a scuola. Mi aveva fatto una sciarpa di 5 metri e mezzo con della lana multicolore. Quando arrivavo io mi vergognavo perché con questa sciarpa facevo giro il collo, giro qua, giro sotto, perché non avevo maglie. Nel 1941 cos'è stato lo smembramento della Jugoslavia, no? Che poi hanno creato la Croazia dei fascisti di Pavelic e la Serbia, come sono adesso più o meno, insomma. Potrei passare ore a raccontare storie solo della mia famiglia. Figuratevi quante famiglie possono raccontare ciascuno la loro storia. Infatti io dico sempre che non è un esodo, sono gli esodi. Però il dolore più grande è stato non essere accolti qua, non essere capiti.